Cesare, oggi è festa Santa Lucia, oltre al rito religioso che ci sarà pomeriggio la celebrazione della messa, si ritorna alla fiera di una volta. Si ritorna alla fiera di una volta. Beh, ma l'aspetto principale non è tanto quanto il ritorno della fiera, ma che dopo alcuni anni abbiamo riaperto la chiesa al culto. Ma soprattutto perché questa riapertura è stata desiderata e voluta, ecco, dai familiari e anche dagli stessi ammalati nel reparto di nefrologia qui di Taurianova. Ovviamente insieme al comitato feste, ma anche un bel nutrito gruppo di volontari, di medici, paramedici, infermieri, ecco, abbiamo costituito un nuovo gruppo per tenere viva, ecco, non solo la memoria storica di questa festa, ma anche il culto in onore di Santa Lucia. È anche vero che stiamo tentando di ristrutturare pure il luogo di culto, anche se la cappella è dell'ospedale, però è stata sempre gestita dalla parrocchia. Quindi con questi eventi, queste feste, eccetera, noi, ecco, vogliamo dire a tutti, soprattutto i paesi limitrofi, le persone che, ecco, nutrivano questa devozione per Santa Lucia, che la chiesa dell'ospedale adesso sarà aperta tutti i giorni, di mattina ovviamente, e poi ogni 13 del mese alle 7:30 del mattino ci sarà una Santa Messa proprio in onore di Santa Rita. Ana UGL, oggi siete qui, avete organizzato questa fiera che era da tanti anni. È una fiera storica. È una fiera storica. Intanto quanti commercianti siete, allora, oggi qui? Saremo sui 45 più 10 storici, 55 bancarelle. È una fiera storica, stiamo cercando di portarla ai vecchi albori, naturalmente, insieme all'amministrazione comunale che ci ha appoggiato per questa iniziativa. E speriamo che sia una bella festa, comunque ci sono tutti i varchi a norma di sicurezza, che oggi siamo entrati in zona gialla, teniamo a dirci ai cittadini e a quelli che verranno alla fede che saranno tutelati, ci saranno i controlli di chi passa all'entrata e all'uscita. E speriamo. Quindi che è tutto a normativa anti-Covid, sì, che sì, prevede il protocollo anti-Covid. Sì, sì, il piano anti-Covid, tutto, controllo di Green Pass e speriamo che torni ai vecchi albori. È una cosa, un'iniziativa buona per te. Vediamo tanti settori, non solo, diciamo, dolciumi, ma sono tanti i settori che ci sono, abbigliamento, no, ecco, giocattoli. Come Ana UGL, essendo un'associazione che tutela gli ambulanti, quindi abbiamo portato sul territorio varie tipologie merceologiche, tipo i dolciumi che sono tradizionali, e bancarelli che vengono da Bari, da Catania, con tanti articoli diversi, non i soliti articoli che troverete nei mercati normali. Qui troverete tantissimi articoli, come magari sono quelli dei mobili antichi, i presepi, i vestiari, un po' di tutto.